Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Questa volta passeremo in rassegna alcune squadre che hanno letteralmente scritto la storia del calcio, ma sono accomunate da una caratteristica poco edificante: non essere riuscite a vincere un mondiale che le aveva viste spesso favorite d'obbligo. Squadre che hanno segnato i tempi anche dal punto di vista tattico, risultando in alcuni casi addirittura rivoluzionarie, ma che non sono riuscite a portare a casa il trofeo più ambito. Vi racconteremo le magnifiche perdenti, le nazionali più forti della storia a non aver mai vinto un mondiale. Il Wunderteam. L'Austria di Hugo Meisl ha segnato irreversibilmente gli anni 30, il tecnico tra gli strateghi più importanti della storia del calcio, ebbe l'intuizione di mescolare il sistema con il metodo italiano. Ne venne fuori una squadra che di fatto attaccava con 5 uomini: Ziszek, Schweit, Sindelar, Schall e Vogel. Dal 1931 al 1934 il Wunderteam perse una sola partita, quella a Stamford Bridge contro l'Inghilterra, ma la squadra austriaca trovò la sua nemesi nell'Italia di Vittorio Pozzo, che sconfisse il Wunderteam nella semifinale mondiale del 1934 e nella finale olimpica di Berlino del 1936. Meisl morì improvvisamente nel 1937 per un attacco cardiaco, risparmiandosi di vivere la dolorosissima Anschluss che vide l'Austria assorbita dalla Germania fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La squadra d'oro. L'Ungheria del 1954 ha rappresentato contemporaneamente l'apice e l'inizio del tramonto della scuola magiara, che già negli anni 30 aveva insegnato calcio all'Europa e aveva disputato la finale mondiale del 1938 a Colombe contro l'Italia. Una squadra dal formidabile talento, basti pensare alla sconfinata classe del colonnello Ferenc Puskas, alla forza di Zibor, tra i migliori colpitori di testa di tutti i tempi, e alla figura avveniristica di Ide Guti, che molti individuano come l'antesignano del falso 9, il primo centravanti mascherato della storia del calcio. Impossibile che una squadra del genere, dopo il trionfo olimpico di Helsinki, non abbia fatto seguire quello mondiale. È la storia del miracolo di Berna, il trionfo tedesco in parte macchiato dai sospetti ormai ultra decennali di doping, in parte frutto di una squadra che era arrivata malconcia, anche a causa di un sorteggio infame, all'appuntamento decisivo. Puskas in testa. E dopo quella sconfitta, la squadra si sbriciolò anche e soprattutto per motivi extracalcistici. L'arancia meccanica. Due finali consecutive perse nel 1974 e nel 1978. Con o senza Cruyff, il risultato non cambiò. Una generazione d'oro che stravolse i criteri del calcio europeo, dando via libera all'utopia del calcio totale, rincorsa molto ma mai davvero raggiunta nonostante molte variazioni sul tema. L'Olanda giocò partite gigantesche come quella vinta contro il Brasile nel 74, ma forse era destino che quella squadra dovesse restare senza vittorie. Dalla finale persa, pur non avendo fatto toccare il pallone agli avversari tedeschi fino all'azione del primo gol, al palo di Rensenbrink contro l'Argentina che avrebbe fatto saltare qualunque piano della Junta di Videla. Forse la sfortuna fu quella di giocare entrambe le finali mondiali contro i padroni di casa, ma anche l'Europeo del 1976 dimostrò come a quella squadra mancasse qualcosa oltre alla capacità di farsi ammirare e sicuramente ricordare per molti decenni. Il Brasile del 1980. Uno dei più evidenti paradossi della storia del calcio, la nazionale 5 volte campione del mondo considera intimamente come sua selezione migliore un gruppo incapace di arrivare tra le prime 4. Italia-Brasile 3-2 del 1982 è stata una sfida considerata la più importante della storia del calcio italiano, ma non scherza neanche l'impatto che ha avuto sul calcio brasiliano.
Junior, Eder, Socrates, Falcao, Cerezo, Zico, autentici fuoriclasse e soprattutto componenti un centrocampo considerato il più tecnico della storia del calcio. Proprio la loro voglia di specchiarsi nella bellezza gli fu fatale. L'Italia del 1982, che sbarrò la strada ai verde-oro, era toccata dal destino, ma quel gruppo di fuoriclasse compì lo stesso errore della squadra del 1950 nel Maracanazo. Non si accontentò del pareggio che bastava per la qualificazione e si sciolse per essere volata troppo vicino al sole. Notti quasi magiche. Raramente un mondiale sembrava a misura della squadra che lo ospitava come quello del 1990. Stadi pieni, entusiasmo popolare alle stelle, un buon sorteggio e una squadra giovane e piena zeppa di talento. Ecco, forse a quella squadra mancò la capacità di osare di più e quando lo fece, rilanciando un acciaccato Gianluca Vialli in semifinale contro l'Argentina, si decise al momento meno opportuno. L'Italia del 90 fu una squadra che poté permettersi di archiviare l'infortunio di Carlo Ancelotti nella prima partita, quello di Gianluca Vialli nella seconda e di dimenticare un numero 10 come Roberto Mancini in panchina, senza alcun problema. Roberto Baggio, l'incredibile vena realizzativa di Schillaci, una difesa tra le più forti di sempre, non bastarono, anche a causa di un errore dell'uomo ragno Walter Zenga, per anni miglior portiere del mondo. In molti diedero la colpa a quello sbaglio sul gol di Caniglia, altri al trasferimento a Napoli, dopo le notti di Roma, ma in realtà mancò quel pizzico di coraggio e di incoscienza che hanno avuto squadre meno dotate ma vincenti, come quella del 2006, pur molto forte, e soprattutto quella dell'Europeo del 2021. La più grande follia del loco. Samuel, Pochettino, Javier Zanetti in difesa, Almeida, Verón e Simeone a centrocampo, Claudio Lopez, Batistuta, Ortega e Crespo in attacco, con gente come Pablo Aimar e Caniglia in appoggio, tanto per gradire. L'Argentina del 2002 era una potenziale macchina da gol da far tremare il mondo e che si ritrovò invece eliminata al primo turno, in un girone tosto ma sicuramente non proibitivo, con Inghilterra, Svezia e Nigeria. Il loco Bielsa portò la sua batteria di fenomeni ai mondiali, dopo anni di polemiche con i club europei che dovevano gestire i continui viaggi intercontinentali per le convocazioni, per le qualificazioni. Considerato tecnico spregiudicato e coraggioso, l'albiceleste si presentò all'appuntamento nippo-coreano del 2002, in preda a dubbi e paure irrazionali, segnando solo 2 gol in 3 partite. Impensabile con un arsenale offensivo del genere in un mondiale che fu vinto da un Brasile, che riuscì ad imporsi proprio facendo ciò che all'Argentina non era riuscito, mettere la fantasia al potere. E tu, ricordi altre nazionali che avrebbero meritato di essere citate in questo video? Scrivilo nei commenti e naturalmente se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!